danese marca strettissimo e butta giù lo spagnolo in area nel caldissimo finale del San Paolo, ma è l'attaccante azzurro a far fallo per primo col gomito. Alto succede tutto all'85. Su cross di Mertens, Kerr e Llorente cercano il pallone. Lo spagnolo finisce a terra su una marcatura al limite di Kerr che dalle spalle al pallone e va sull'uomo, ma è l'attaccante del Napoli a commettere fallo per primo con un gomito altissimo dietro la testa del giocatore dell'Atalanta con cui lo tira giù. La chiamata difficilissima di Giacomelli che non concede il rigore al Napoli è quindi corretta e il parapiglia che ne consegue è amplificato dal gol, del pareggio che scaturisce dall'azione successiva. Il VAR non interviene perché l'arbitro fa la sua valutazione e non si tratta di un chiaro ed evidente errore come da regolamento. Volano i cartellini per la panchina e non solo, per Ancelotti rosso, per Insigne giallo, ma le proteste sono ai limiti dell'assedio e i provvedimenti di Giacomelli sono necessari. Copyright, riproduzione riservata Let's Block Out.